Allora, questo spettacolo si chiama Hate, io ho voluto fare un po' il figo, Hate, inteso odio, no? Ora avete un motivo. Perché ora avete un motivo? Perché io quest'anno festeggio, compio, non so, che, dite un po' il caso volete, 28 anni di vita da comico, 28 anni. E in 28 anni io in TV ci sono andato pochissimo, anche perché io, vabbè, ho fatto Zelig, qualcuno di voi magari lo sa, però io non me ne rendevo neanche conto quando facevo Zelig prima serata, mi mettevano sempre al quinto blocco, cioè in fondo, no? No, c'era gente che mi diceva, ti ho visto Matrix, no, era ancora Zelig. Però come in fondo, ma la sigla, e no, poi ho avuto dei momenti di grande, no? Ma io, le sfighe, quando le sfighe, queste cose qua, la sfiga ci vede benissimo, per cui io faccio una delle puntate che faccio a Zelig prima serata, questa cosa non me l'ha raccontata sul palco, la devo raccontare perché è troppo bella. Perdevamo, erano gli anni in cui Zelig non lo guardava quasi più, cioè gli ultimi anni, no? Quindi faccio sta puntata e mi mettono in scaletta in ogni temporale, dove su Rai 1, nello stesso momento su Rai 1 c'era Beppe Fiorello nella fiction Volare e io vado in onda mentre su Rai 1 Fiorello Modugno canta Nel blu dipinto di blu a Sanremo, cioè il clou di tutta la fiction, hai capito? Però no, ma ha visto nessuno, chiaramente quel pezzo non ha mai visto nessuno, però chi vi vuole bene, no, chi vi vuole bene ha visto bene, cioè il giorno dopo mia madre mi ha chiamato, ho detto t'ho visto ieri sera, cazzo canti benissimo. Allora, quindi questo è la mia vita, però nelle poche volte che sono andato in televisione io sono riuscito a fare arrabbiare delle persone, ma non delle persone singole che magari ti scrivono un messaggio, no, sui social, no, proprio grandi gruppi di persone organizzate, partiti politici, associazioni di genitori, ma non senza farlo apposta, no? Io facevo una battuta, faceva ridere, però c'era sempre qualcuno che si incazza, allora ho detto, ma adesso scrivo uno spettacolo con l'intento preciso, cioè ora avete un motivo, cioè ora sono conscio che voglio far incazzare le persone. Ed è questo, è, no? Poi, questo è. Anche perché se non lo faccio adesso, storicamente, quando lo faccio? Adesso è il momento giusto. Perché adesso abbiamo sdoganato l'odio, si può fare. Si può fare. Adesso odiare è lo sport nazionale. Noi possiamo odiare, ma nel mondo l'odio è sdoganato. Razzisti vengono fuori, la cattiveria viene fuori, sui social possiamo commentare tutto, a chi vogliamo insultare, la gente, bellissimo, categorie di persone che prima non si potevano toccare, cazzo adesso noi possiamo, i malati di cancro, tu potevi dire qualcosa a un malato di cancro, uno si ammalava di cancro, era una vacra, era diventava santo, perché malato, cazzo gli vuoi dire malato, se no, puoi farlo, e se un VIP di più, gli puoi rompere il cazzo. Vai sul suo Facebook, ah, ti sei ammalato, brutta merda. Pensavi che i soldi non sarebbero più stati un problema, invece vaffanculo. E non osare parlare, perché sennò spettacolarizzi la malattia. Spettacolarizzi la malattia. Ma che cazzo vuol dire? Holiday on Ice con la gente che fa la chemio. Che cazzo è? Spettacolarizzi la malattia. Non osare scriverci un libro su questa cosa, perché se no ci fai i soldi, sì, però io poi muoio, dettagli, sei una merda, ma che bello! Ti puoi sfogare tutte le tue frustrazioni, ti è andata male la vita, il lavoro, tuo figlio ti fa incazzare, ma sì, vai e rompi i coglioni alla gente in rete, ma che bello! Ma che bello! Noi possiamo prendere per il culo gli handicappati, chiamiamoli col loro cazzo di nome. Questa cosa diversamente abile, che cazzo vuol diversamente abili a fare cosa? A mancarsi la faccia mentre prova a mettersi le dita nella gamba? No! Ma che cazzo vuol dire diversamente abili? Handicappati, si chiamano così, non c'è niente di grave. Handicappati, noi possiamo prendere per il culo. Era il pilastro della comicità italiana, ragazzi. Noi fino agli anni 70 facevamo l'imitazione del balbuziente e la gente rideva. Fino a un paio d'anni fa, se tu lo facevi, tutta l'Anfas ti scriveva, vocale. Si incazzava, adesso puoi di nuovo? È bellissimo! Ma io vi dimostro che non c'è un cazzo da avere pietà. Allora, intanto, se non vuoi discriminare, devi trattare tutti allo stesso modo, male. Quindi va benissimo. E io questo faccio, non li discrimino. Per me sono stronzi tali e quali agli altri. Ti dimostro che hanno una vita sociale migliore della mia. Arrivo a casa alle 3 del mattino, cerco parcheggio, non c'è. Non c'è. Giro l'isolato, non c'è. Giro quartiere, non c'è. La città, non c'è. Il mondo, non c'è. L'unico parcheggio libero è quello di campata, alle 3 del mattino. Io torno da lavoro, lui è ancora in discoteca. E c'è un cazzo di paese, sbatti i coglioni!
l'obbligazione arriva a chiesa, capito? Ci sarà una consumazione gratuita col permesso, non lo so, probabilmente qualcosa del genere, l'accordo col Macon, non lo so, però lui è lì. Poi il fatto che mettano i parcheggi per disabili davanti a Decathlon mi fa sempre un po' sorridere, però va bene, ma no, io li arrivo, sorrido, mi do la Decathlon, mi sono buona presa per il culo, però va bene, ma che cazzo, ma perché fanno, allora, fanno sport. Allora, ti ho detto che si può fare questa cosa, che si può fare. Io ho una domanda che mi faccio fin da quando sono bambino, però non ho mai potuto dire a nessuna maestra, mia madre, mio padre, mio sorella, ho mai potuto fare questa domanda, me la faccio dentro, sapevo che era sconveniente, non ho mai detto a nessun prof, mai medie superiore, ho passato tutta la mia scolarità senza dire questa domanda, con il adesso me la posso, non posso. Allora, avete mai visto le Paralimpiadi? Cioè non apposta, scatalare, non è che uno. Che cazzo, se sono le Paralimpiadi stasera. No! Cioè, scanali, le trovi, le guardi, no? Che comunque sono. Cioè, sti qua che nuoto con le orecchie, cazzo, è bello, no! Ma non c'è stato atletico della Madonna, cazzo, fallo te! Cioè, senza braccia, senza capelli, ti butti in piscina così a minchia! Ma che? Ma no, bisogna ammirare il coraggio! Tanto uno una volta gli ha messo la cuffia e non riusciva più a mostrare. Allora, comunque. Vabbè, è brutto, devi togliere nella mente, sei sotto 8 metri da. No, allora. Vabbè, dai, scherzi, ma. Le avete mai viste le Paralimpiadi? Sì. Allora, c'è una domanda che io mi faccio da sempre. Cioè, quelli che corrono, vai, corrono. Quelli che. No, si dice corrono, lo stesso, dai. Che vanno con la carrozzina, fanno il. No? I 100 metri, 200, 800, ma tutte le specialità. Che ostacoli, no, perché la fa culo, però. No, li mettono, ma altri ci passano sotto, così, giusto per lo spettacolo. Allora. Quelli che fanno la corsa, perché hanno le scarpe da corsa? Hanno le scarpe da corsa. Cioè, ma io se ci avessi quella roba lì, no? Ma io, cazzo, sarei un goliarda. Perché la sfiga, bisogna combatterla con la simpatia. Mi metto le pantofole di Topo Gigio, che cazzo, il Topo Gigio, i mumbut quelli col pelo. Ma le sbatti i coglioni, tanto non le. E che poi li ho sentiti, arrivano, cioè, ci ho già fatto 10 gare e le devo cambiare. Ma sono nuove, cazzo, cazzo! Perché vivono tutti in un mondo, bisogna. No! Vabbè. Ma poi. Che guarda, quelli bravi, poi diventano. Cioè Pistorius, te lo ricordi, Pistorius. Oscar Pistorius, quello che ha inventato. È in Galea adesso perché ha inventato il diatron lui, no? Che corri e spari, cazzo. Allora. Io non potrei mai fare, che voi dici diversamente abile, perché lui no, minusvalido, dicono, in spagnolo si chiamano minusvalido, cioè meno valido, cazzo, ma sono delle merde. No, in tedesco si chiamano biarter, qualcosa del genere, che vuol dire esattamente, letteralmente, impediti, ma noi sono dei bastardi, ma noi diversamente abili, capito? Allora, se io facessi una corsa con Pistorius, beh, lui che ha queste protesi pazzesche, cioè mi fa un culo così, perché io dopo 5 metri ho l'acido lattico, cazzo, da tutte le parti, lui il massimo problema suo è che, non so, c'ho un Roma attaccato, gli vuole rubare il rame, delle. Però. Problema suo più. No, è difficile così, perché me ne rendo conto. Allora, vedi, sto canato, quindi io posso odiare, posso dire chi odio io, no? Beh, è bellissima sta cosa qui. Allora, primo, io odio i razzisti, proprio un odio mio totale per i razzisti. No, ma non quella cosa, odio i razzisti perché sono razzisti. Banale, facile. Io li odio perché si limitano. I razzisti si limitano a una razza, no? All'etnia, una preferenza sessuale, una religione. È limitante. Cioè, mi sta sul cazzo di ebrei. Ma perché? Concentrati, vedi che ti sta sul cazzo tutto. Apri la mente, non limitarti così. Ma perché? È bello, i razzisti mi stanno veramente sul cazzo. Sono, non li capisco, non capisco questa roba qui. Ma che cazzo stanno fatto? Poi mica saranno tutti uguali. C'è uno, se non si sa perché uno, una volta, un negro, uno, mi ha rubato un pupazzetto di Zorro. Ma che cazzo te ne frega? Adesso citato uno a caso, però. Fregate, no, vai oltre, che poi pensa se ci fosse. Secondo me i razzisti fanno fatica a capire il punto di vista di chi non è. Ce l'abbiamo tutti, no, un amico razzista. Ce l'abbiamo tutti un amico razzista, un po' fascio, che però lo difendiamo, vero? No, ma in realtà è una brava persona, guarda che ha detto queste cose perché è un po' bevuto, no? Li difendiamo. E noi razzisti li vogliamo bene. Ci discutiamo in rete. Quando uno fa un post dove dice i negri, quelli tu vai lì, dici, no, guarda che però non si dice negri, bene. Sì, magari di colore, cioè, di colore nero, vabbè, allora fanculo, però. Cioè, però ci provi, no?
gli diamo corda, cioè ci proviamo, hai capito? Cerchiamo di farli ragionare. Cazzo, ma sono fortunati. Io magari ce n'è qualcuno qua stasera. Sei un cazzo di fortunato, perché non c'è un razzismo vero contro gli idioti. Pensi ci fosse un razzismo contro gli idioti, come ti metteresti tu che sei proprio un idioti, vede? Ma nel senso, te lo immagini un bel razzismo contro gli idioti, come sarebbe? Ma una figata incredibile. Il razzismo contro gli... non si affittano case agli idioti. Gli idioti che per strada non possono fare niente, perché non puoi manco vendere le rose che compri a 3 euro e vendi a 2 perché sei un idiota. Barconi di idioti che arrivano da Lampedusa con un ministro che dice no, non potete sbarcare qua, che come lo riconosce un barcone di idioti? Perché quando finisco la benzina scendo una turna a spingere. No, non possiamo prendere, ci abbiamo già abbastanza idioti, date un'occhiatina, adesso non so se avete visto gli ultimi sondaggi come stanno andando. Allora, siamo pieni di idioti, non possiamo, ecco, l'odio per questa gente qua, io ce l'ho, ed è viscerale. Poi c'è un'altra categoria che odio fortissimo, fortissimo, quelli che non si schierano, quelli che non prendono mai posizione, quelli che non votano, quelli che quando siamo sotto elezioni dicono, ah no, io non ci vado, tanto la politica è sporca. E c'è sempre qualcuno che trova questa frase anche intelligente, no, perché tanto sono tutti uguali. Ma non è vero, questo non è assolutamente vero, non sono tutti uguali, può sempre arrivare qualcuno peggio, quindi non è vero che sono tutti uguali, non sono tutti uguali, io non voto, non ci credo più, non mi interessa, ma no, dovete schierarvi, cazzo, ma noi vogliamo votare per qualunque isola di merda. Siamo lì col televoto, vogliamo esserci, dire la nostra, uno scrive una cosa e tu mi vai subito sotto a commentare, cazzo, quando per legge ti chiamano a votare, no, vado al mare, non me ne frega, ma vaffanculo, è lì il momento in cui devi dire le cose, esprimiti, schierati, non me ne frega un cazzo con chi, però prendi una posizione. Io quelli che dicono no, ah no, ma poi guarda, c'è proprio, hai cambiato tu, i politici di una volta, quelli sì, ma chi? Fanfani, chi? De Mita, chi? I politici di una volta, cazzo, quelli sì, e te ne nominano sempre due, Berlinguer e Almirante, un comunista e un fascista, per par condicio, perché non sanno chi hanno davanti, no? È la cosa più democristiana del mondo, cazzo, non è, così nessuno si incazza, e ti raccontano sempre lo stesso episodio, quello che li ha visti insieme, no? Ti dicono, sì, dai, quelli erano uomini, quella era politica con la P maiuscola, quando è morto Berlinguer, Almirante, è andato a rendere omaggio alla Salma. Ma che cazzo ne sai? Ma c'eri? Io ero un bambino, non me lo ricordo. Ma c'eri? Come? Magari è andato a vedere se era morto per davvero. Ma per quello che ne sappiamo noi, magari si è avvicinato e ha fatto, andiamo, vaffanculo, non dimmi, che ne sai? Però ti dicono sempre queste cose qua, no, la politica, ma allora io mi sono schierato, anzi io ho fatto di più, io mi sono iscritto, ho partecipato e mi sono candidato, attenzione, sto per dire pubblicamente, forse per la prima volta, con il Movimento 5 Stelle, fermi! No, perché lo so, in questo ambiente una merda non si può fare questa cosa qui, lo so, noi abbiamo una grande colpa, noi abbiamo portato la Lega al governo. Abbiamo fatto l'alleanza, no, era un contratto di governo, sì, vaffanculo, con la Lega, questo partito che è l'erede di un partito che, conscio di non poter passare alla storia, voleva quantomeno passare alla geografia, e invece non ce l'hanno fatta, sono anche loro dei minusvalidi, però è bellissimo la Lega, sono partito, io quando li vedo, li ho visti tutti insieme, sembra che il giorno prima abbiano fatto la sagra del coglione, tutti lì, dopo 5 gradi, non cazzo, dai, facciamo un partito, sì, ma fa cu-, e hanno fatto così, la Lega è nata così, ha una sagra di qualcosa, non lo so, del coglione, immagino, comunque, sono i belli, sono bellissimi, così belli, folcloristici, paciarocci, sono belli, ho fatto questo governo con la Lega. Cazzo, è stata veramente una roba terribile, terribile, è successo di tutto in quel momento, di mamma mia, che governo di merda, mamma mia, io tutti i giorni piangevo, dicevo, ma perché? Luigi, perché? Con la Lega, ci inculano questi, ci fottono tutti, ma no, sono dei bravi ragazzi, lavoriamo bene insieme, che cazzo stai dicendo? Lavoriamo cosa? Questi non sanno cosa voglia dire lavorare, chiedili dei 49 milioni, no, ma son meno, non è vero! Cazzo, urlavo, io dicevo, no, ma non è possibile, ci ho creduto, ma perché, cazzo, con la Lega? Ma era meglio lì.
sul Tirolo e voi spartaica, insomma perché la Lega? No? Facciamolo con tutti i partiti quelli dello 01, ci mettiamo tutti insieme, cazzo. Possiamo farlo con loro, no? Poi dicevo, secondo me è un'alleanza col PD, era meglio. Ma che cazzo dici? No, col PD mai, mai! Ma era il nostro credo politico. Molti, molti, molti pentastellati avevano questo manifesto che si può proprio riassumere in una frase che è allora il PD. E allora il PD. Io sentivo questa frase talmente tanto che me la sognavo la notte. Io mi sono sognato di... Allora, premetto. A me, quando leggo la gente cosa scrive in rete, mi verrebbe voglia, se non so, forse anche a voi, l'unico commento che mi verrebbe da fare è una bestemmia. Che non si può fare, no? Tu leggi una cosa e poi sotto ci scrivi, ma porco il tuo. Allora, però non puoi perché non si può, non è sdoganata ancora la bestemmia, sa di Garevo, ma non si può. Vabbè, se è brutto farlo, no? Allora io ho questa cosa, PD, cioè mi sono sognato di morire, arrivare in paradiso, no? Si guarda che c'è un problema, racco, lei non può entrare così. Come non posso, brava persona, ci ha fatto ridere la gente, no, lei ha rubato, sì, vabbè, allora il PD. Poi lei ha bestemmiato 123 miliardi, 759 milioni, 700 mila volte, vabbè, allora il PD. Scusi, perché dice sempre allora il PD? Perché ce l'ha col Partito Democratico? No, è proprio un acronimo di quello che sto pensando, guarda. Partito Democratico non c'entra. Allora, era arrivato. Arrivato a sognarmi questa frase, no? Allora il PD, capito? Poi voi sapete cosa è successo, no? Anzi, alla fine è schioppata perché... Cioè, io adesso non voglio parlare male di Salvini, però c'è uno ospedale che si chiama Eito, odio, non puoi non parlare di Salvini, questo uomo era meraviglioso, fatevi calare, io mi dico, Salvini è un coglione, no, tanto è l'altro, ma prima di tutto, ma poi... Vabbè, questa... Non fatemi ingannare dal fatto che sia stato l'unico ad aver comprato un divano da poltrone sofà a prezzo pieno. Non è un imbecille Salvini, eh? Cioè potrebbe sembrare, ma non lo è! È un uomo veramente, guarda che io sono stato nel quartiere dove è nato lui a Milano, ne parlano ancora tutti, eh. Tu vai lì, offri da bere, ti fa, ma che cazzo, ma Matteo, ma porca troia, Matteo era fantastico, Matteo ragazzo, perché era andato al quiz in televisione, tu gli offrivi uno spritz, ti raccontava, mi le stronzava, Valeri, ma bravo, eh. Una sera, qua al bar, ha fatto ridere talmente tanto il boss che se l'è preso con lui, e detto, vieni con me, cazzo che sei uno bravo, sveglio, intelligente, gli ha fatto fare il giornalista, sappiamo così. Però per dire, no? Ma il Matteo, ma un genio, il Matteo beveva due birretti, ti metteva su un coro contro i napoletani, che passava la storia, non lo dico io, sono i video solo, ma il Matteo, un uomo all'intelligenza, ragazzi, il capodanno al bar Tre Spade, che si è ubriacato un po' più a merda, era in piedi sul balcone che diceva, oh farò il DJ, o farò il ministro, magari tutte e due, cazzo che bravo! Poi il ministro l'ha fatto veramente, capisci, cazzo, testa di cazzo, io vado a fare il ministro, sto qui, ma è a ridico! Ma poi così si è pensato anche un po' bipolare, no? E la vedi che c'ha il rosario in mano, ma lascia la gente morire in mezzo al mare, è una merda così, Il Matteo, ma che simpatico, bravo! Che poi quest'estate ha fatto il rave, capiva più un cazzo, chissà cosa gli ha bevuto, crisi di governo. Matteo, cazzo, Matteo, bravo ragazzo, bravo ragazzo. Però non regge l'arco, cazzo, come mai, vai, finita la giornata, mai la tua. Allora, è successo, crisi di governo dal papete, ma che cazzo si fa? Ci hanno preso per il culo le dittature ci pigliavano per il culo, bella la nostra democrazia, cazzo, bravi. Questo ha fatto la crisi in Bermuda, lui ha detto faccio la crisi, si rivota, no? Forte dei sondaggi, poi qualcuno gli ha spiegato che non funziona così in Italia, che prima Presidente della Repubblica deve dire no, aspetta un attimo, vediamo se c'è un'altra maggioranza, ma figurati se c'è! C'era, e lui è rimasto così come una merda, così, e adesso c'è questo governino che devo dire, a me piace, questo governo no, mi rende più perché era quello che io volevo dall'inizio, ma questo governo, Movimento 5 Stelle, è un governino! Che allora, un po' instabile, nel senso che... Allora, è fatto un po' da gente che mi ricorda quando era bambino e giocava a pallone, no? Che c'era sempre quello che diceva, vado via, palla è mia, non gioco più. Mi ricordo un po' questo governo così, che ogni tanto uno schecca un po', dice, vaffanculo, poi torna, non è che... Però sono sempre lì un po' tutti sul chi va là, no? No, c'è Conte che è partito, aveva 55 anni, lui ha 72, cazzo invecchiato, non lo vedi, non ce la fa più. Allora... Hai capito? Sì, ma sì, ormai non ce la fa neanche più lui, no è vero, adesso si farà tirare, perché non ce la fa? Allora, c'è questo governo, e io devo dire, questo governo col PD mi piace, perché intanto personalmente, egoisticamente, mi si è riaperto tutto un giro di feste dell'unità che avevo perso.
buttale via questi chiari di luna, adesso mi rivogliono di nuovo, quindi va bene, io sono contento, però ho tutti questi compagni di movimento che sono veramente lì, che non capiscono, perché avevano il loro manifesto politico in questa frase, allora il PD. Allora io proprio su Rousseau tengo dei corsi, faccio delle videoconferenze dove insegno una cosa che si impara all'anno 1 di scuola dell'attore, l'intonazione della frase. L'intonazione di una frase ne può cambiare il significato. Siete d'accordo? Cioè, ad esempio, quando io ero sposato la prima volta, mi ricordo, i primi giorni, avevo l'ansia, ero molto giovane, no? E mi svegliavo in piena notte, in preda agli incubi, guardavo questa donna che aveva scelto davanti a Dio di passare la sua vita con me, e la guardavo dormire e dicevo, che se morisse? Poi dopo qualche mese la guardavo e dicevo, ma se morì? E capito che cambia, ragazzo, cambia di molto il significato, no? E quindi sto insegnando ai ragazzi del movimento proprio a non rinunciare alla loro frase manifesto e allora il PD, ma dare un'intonazione diversa, no? Quando vogliono dirla devono fare e allora il PD, cazzo, così finalmente, capito? Cambia tutto e io sto creando della gente felice, un po' divisa ma felice. Ragazzi, ma guardate che bello quanto mi sto sfogando, sono riuscito a dire delle cose che non riuscivo a dire prima, che bello, mi posso sfogare, posso dire chi odio io, ma capisci? È una roba bellissima questa cosa qui, io odio queste nuove cose, ogni tanto mi sveglio ce n'è una nuova, poi ogni tanto mi sveglio c'è una roba nuova, i Novax. Io ti giuro all'inizio ero convinto, sono un'invenzione della rete. Se ne inventate Zuckerberg per farci parlare fra di noi. Ma sono finti, non basta, non esiste. Come fa a esistere uno che scientemente dice no, io mio figlio non lo vaccino? Porca tra... Io ho una sorella medico che mi spiegava anni fa, mi diceva guarda, ci sono equip di medici ricercatori sparse in tutto il mondo. Tra qualche anno la mia figura professionale non esisterà più, perché noi non cureremo più nessuno, perché le malattie non si cureranno, si preverranno. Cioè noi saremo vaccinati contro qualunque cosa, anche le malattie che non sono malattie, la forfora, farò un vaccino. E io mi immaginavo questo mondo, capito? Di gente che si faceva delle pere ed era felice, no? È bello come immagine, no? Dicevo, oggi mi faccio, ma sì, senti vaccinato, che bello, cazzo. E dice, guarda che meraviglia, un nuovo mondo, stupendo, non ci saranno più dottori, basterà iniettarsi delle cose, non ti verranno le malattie, che bello. Questo è il futuro. Mi distrago un attimo, trovi come i Novax. Non li avevano preventivati neanche i medici Novax. Capisci che noi siamo al paradosso. Gente laureata con delle specialità che deve discutere con una che ha la terza media. E questa che dice, ma io l'ho letto su internet. Ma io avrei dato degli esami, ma non fa niente. E la verità è lì. In rete, capito? Siamo riusciti a fare sta cosa. E allora li metto, io pensavo non esistessero, invece li ho scoperti, esistono i Novax dal vivo, li ho conosciuti dal vivo. Allora è successo una mattina, porto mio figlio a scuola, poi mi fermo a parlare con le altre mamme, su, dico ai papà che sono qua, cioè quando, no? Quando tu porti tuo figlio a scuola vieni promosso mamma, lo sapevate così? No, ti leggono come mamma. E tra l'altro le mamme davanti alla scuola perdono proprio ogni altra sovrastruttura, cioè le lauree, i master, quindi davanti alla scuola sono mamme. Anzi di solito non hanno un nome, sono la mamma di Luca. Non sai neanche come si chiama, cosa fa nella vita, non è un caso, magari è un giudice dell'alta corte, la mamma di Luca, la cogliona, credo. Allora, le mamme sono quelle che parlano e ti annoverano tra le mamme. Io quando lo porti la quinta volta ti metto nella chat. Se ti ho messo nella chat delle mamme, chat delle mamme che è come il Fight Club, lo sapete? Diciamo, prima regola della chat delle mamme, non parlare a nessuno della chat delle mamme, che è una regola ferma. C'è delle mamme che c'è una roba proprio segretissima come la camorra. Allora, e io ero l'unico padre dentro la sala delle mamme, no? Tanto 23 mamme e io giustamente faccio una mozione, dico scusate, potremmo cambiare il nome, invece che mamme della prima viga, genitori della prima viga, votiamo, perdo 23-1. Poi dice che uno diffida un po' della democrazia, però il fatto che campagna elettorale anche lì, cioè hai perso 23-1 e allora il PD dice allora cazzo. Comunque, perdo 23-1, quindi sono ufficialmente una mamma. E lì, io però, scusatemi, perché so che è una roba che i comici dovrebbero più fare, questa differenza tra uomini e donne, ma questo è il vostro vantaggio, cioè ragazzi, accettare. Noi non l'abbiamo ancora capita, secondo me. E noi scriviamo, ma degli impediti, cazzo, gli uomini quando devono mandare un messaggio... Ma infatti, se abbiamo un amante, ci sgamano subito, perché... Ci perdiamo nella chat, che lei è qui dietro, che legge... Capito? No, perché per scrivere, ma noi fra di noi ci mettiamo delle foto, porno, quello serve per noi WhatsApp, hai capito? Al limite delle facce che ridono.
guarda qui, vocali proprio, allora, quella grande, così, un'altra maschia, adesso non andate a vedere la chat, perché lo so che adesso mi è venuta la curiosità di andare a vedere la chat del vostro uomo, troverete delle immagini porno, vabbè, ma è goliardia, non è che, no, vi giuro, non c'è niente di malato, di sessuale, non è un tradimento, è proprio una cosa, guarda questa, cazzo, ce l'ho vista una farcita con un cannone, queste cose qua, è così, è un gioco. Allora, ho cercato di salvarvi più che posso, ragazzi, poi anche voi comunque cancellate la timeline. Allora, le donne invece non scrivono, messaggi lunghissimi, ma è una velocità, ma no, perché c'è una, parte una, fa una domanda, e poi il telefono inizia a fare pim 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 pim, 23 risponde, io sto ancora rispondendo alla domanda la settimana prima, e queste sono già, alla fine ho rinunciato, no? Ho rinunciato, non scrivo più un cazzo, leggo e basta, e loro si sono dimenticate completamente della mia presenza, infatti io so tutti i cazzi delle mamme e della mamma. Dato che dico tutti i cazzi a letterale, cioè nomi e cognomi, no, potrei anche vivere ricattando le mamme e fare gli spettacoli gratis. Allora, maestri di sci, di tenga, mi indirizzino, so tutto, allora posiziono tutto. No, ma infatti io poi l'ho detto ai miei amici, guarda, foto porno non mandatemene più, che è una roba qui che siamo dei dilettanti del cazzo. Allora, comunque, torniamo a molto a scuola. Quindi quando vieni a scuola mi fai a parlare con le altre mamme e lì c'era la capomamma, no? Diciamo la madre superiore, sai che c'è questa figura. Adesso vi insegno come individuarla, tra l'altro. Allora, è quella che parla, lei, sempre, solo lei, e ha sempre tre mamme dietro che fanno così. La mamma superiore, quella che decide. Che non è la capoclasse, eh? No, perché lei non si mette, fa eleggere una, cioè manovra i voti, però lei è in prima persona, un po' come D'Alema, diciamo. Ok, allora. Quindi c'era la capomamma che stava parlando appunto di vaccini, cioè io mio figlio non lo faccio vaccinare, i grandi richiami non li faccio fare, è stato un errore, sono preoccupata, i vaccini fanno venire l'autismo, però tu non sei vaccinata, lei non coglie. Rimane così nel silenzio, inizia a venire, io difendo la categoria, ho dei medici in famiglia, capito? Mi sentivo un po' come Lino Banfi, quindi dico no, guarda. No, i vaccini bisogna fare, stai scherzando, cazzo dici? No, ma guarda che ci sono delle ricerche scientifiche, le ho viste su internet, dai, cazzo internet, ma no, c'è un sito, e mi fa vedere questo sito, di divulgazione scientifica, ma un sito importante, si chiama www, quando diventi mamma ti spunta anche una laurea in medicina.com, hanno delle tesi avveniristiche che curano l'AIDS col bicarbonato, cose meravigliose, e mi fa vedere questo sito qua, e poi mette una pietra tombale sulla discussione, mi dice, guarda, i bambini, gli anticorpi se li fanno giocando con la terra che comunque è piatta, che cazzo gli vuoi dire? Cioè c'ha due problemi, non sa da che parte iniziare, capito? Rinunci, dici vabbè, oh, non lo so, non mi fai a non odiare questa gente, cioè anche impegnandoti non ce la fai, capito? Non puoi. Persone, siamo diventati degli egoisti di merda, siamo egoisti. Noi pensiamo, io conosco gente, ti giuro, io ho già preso in giro gli animalisti, quelli che hanno il cane, ho già fatto gli spettacoli precedenti anche lì, ma dico, la rottura di coglioni infinita, ci sono delle vecchie della mia via, perché ho fatto sto pezzo, delle vecchie di Albano col cane, mi fermano, guarda che Carlo, chi cazzo è Carlo? Il mio cane, ma vaffanculo, si è offeso, ma come si è offeso? Ma che cavolo che mi guarda come dire, ma non me lo fai un cazzo, è un imbecille. No, ma rincaro la dose, capito? Perché no, ma io continuo a sentire persone che dicono io più conosco la gente, più amo gli animali. Io se vedo affogare un bambino e un cane non ho dubbi, salvo il cane. Sono scelte, io infatti gli ho detto, no, ma anch'io, se vado ad affogare te è un cane, un cane tutta la vita, cazzo, ti do ragione su questa cosa qui. Allora, che poi amiamo i nostri cani, ah, quanto amo il mio cane, quanto, ma non perché è il mio cane, tutti ricordano i cani di questa cosa, ma non perché è il mio cane, cazzo, ma un'intelligenza, una sensibilità, allora parliamo, no, ma parliamo, ragazzi, qua bisogna dirsi le cose come stanno. Allora io sono disposto a credere, è un po' come coi figli, no? Tuo figlio è il migliore, più intelligente, più bello, cazzo, il mio ha creato il mondo, il mio ha creato il cielo e la terra, cazzo,
No, il mio si è riposato al settimo giorno, perché se avevano già fatto i vostri due tutto, quindi sai, così quando parliamo dei nostri figli, no? Dio in terra. Allora, coi cani facciamo lo stesso, ma non perché il mio cane ha un'intelligenza, una sensibilità, no? Apriamo un dibattito. Allora, no, non è un dibattito perché voi non potete dire un caso. Io... avete pagato, ascoltate, silenzio, non lo pedico più. Intelligenza del cane. Allora, intelligenza del cane si misura come? Tu gli tiri la pallina, lui la va a prendere e te la riporta 300 volte. Finché non viene un infarto a te o a lui, si va a... Lo faceva anche mio figlio a un anno. Ma la terza volta che mi portava la pallina e guardava come... C'è una variante di sto gioco. Mettiamoci dei soldi, facciamo qualcosa così. Mi sono detto il cazzo. Allora, proprio, lo capivi, no? Quindi tiravi la pallina, ti guardava e diceva, vabbè, se non sei capace di andare a riprendere, non è che puoi mettere al mondo i figli. No? Il cane invece no, cazzo. Anzi, quando interrompi il gioco ti guarda come dire, ma basta, già! Sì, che sono tre giorni, che ho l'angina, ecco. Però, questa è l'intelligenza del cane. La sensibilità, parliamone. Come hai misurato la sensibilità del tuo cane? Guardavate Titanic, piangeva. Cioè, come l'hai misurata l'intelligenza, la sensibilità del tuo cane? Come l'hai misurata? Torni stanco dal lavoro e lui è lì che ti aspetta con te, le ciabatte, lo so, è una giornata di merda. No, quando torni dal lavoro apri, c'è il cane lì che fa, dai, portami a pisciare, dai, che se no ti inondo la casa, cazzo, merda, dai. Se ne sbatte i coglioni di quanto sei stanco, arrabbiato. Non porti a pisciare o piscia. Vieni tenendosi il cazzo. Allora, se ne frega assolutamente, se ne frega, non è sensibile, è una merda. Dio mio. E poi noi, no? L'ipocrisia più grande, guarda quanto voglio, guarda, gli voglio bene, come se fosse mio figlio. Infatti atto 1, al tuo cane maschio gli hai tagliato i coglioni. Perché gli vuoi bene. Lo faresti anche con tuo figlio? Allora, le mamme possono non rispondere. No, perché secondo me se si fermano a pensare, a contare fino a 3, dicono sì. Si torna tutto quel casino delle nuore, cioè capito? Cioè un figlio senza coglioni, letteralmente, però canta bene. Dai, è un po' ciccione, però va a far culo, non è che... Però canta bene. No! Non lo faresti a tuo figlio, cioè la norma, poi... Perché al tuo cane sì? Lo porti al veterinario, cioè, bisogna sterilizzarlo, il tuo cane dice, scusa. State parlando di me. Non vedi già il cane che chiede, capiscono, Sterilizzarlo, cioè cosa significa? Mettete sotto uovo, cioè come... Sì, è un'operazione, tagliamo cosa? La coda, voglio sperare, la coda, le orecchie. No, non si fa più. Ma adesso non si tagliano più le orecchie e la coda, il cane, tagli il coglione. Vabbè, chiedilo a lui, cosa preferisce? No, chiedilo a lui, cazzo. Chiedilo a lui, quando gli tagliavano le orecchie erano più contenti, mi dicevano, boh, chissà che riscatto, cazzo. E invece... Allora, io l'ho detto a un mio amico che ha un cane maschio e gli ho fatto tagliare i coglioni. Ho detto, ma perché hai fatto tagliare le palle al tuo cane? E me l'ha chiesto lui. Ma guardate ragazzi, io ci parlo con i cani, quindi sono disposto a credere che anche voi parliate con gli animali, ma ci parlo. Mi risulta strano, cioè che un cane, come ha affrontato il disco? No, perché poi non era una... Cioè, tutto lì alla volta, il tuo cane lì con gli occhiali che ti aspetta. Senti Franco, dobbiamo parlare. Dimmi Mario, dico, che abbiamo così ormai, Mario, Carlo, Giovanni, a Tangina. Dimmi Mario, no, niente, guarda, tu mi vedi solo come un cane, un animale domestico, non so molto di più. Ho sogni, speranze, segreti, aspirazioni. Voglio scrivere un romanzo. La mattina quando tu vai in ufficio mi metto lì davanti al portatile, scrivo, però c'ho sto pensiero della figa che mi viene qua, non riesco a scrivere più il caso. Ho pensato che mi tagli via tutto, non ci penso più, scrivo un romanzo e mi mettiamo lì. Allora, è difficile pensare che un cane così, però io sono disposto a credere qualunque cosa. Gliene facciamo di tutti i colori, noi in realtà i nostri cani, parli di odio, che noi in realtà i nostri cani li odiamo, perché su di loro riversiamo tutte le nostre frustrazioni. Come le mamme, no? Un bambino viene coperto a seconda del freddo che sente la mamma. È
col cane faceva lo stesso. C'è freddo, gli metti il capottino al cane, ignorando totalmente il fatto che il cane ha il pelo suo e che l'uomo da sempre ha squartato gli animali per vestirsi del pelo degli stessi, perché aveva freddo, quindi il pelo tiene caldo. Siete tutti d'accordo che il pelo tiene caldo? Ma comunque la prova del 9, Lucio Dalla faceva i concerti in canottiera, un motivo, il pelo tiene caldo. Allora, perché dall'alto di che cosa tu metti il capottino al tuo cane? Perché poi non lo guardi, in realtà nel tuo cane non te ne frega un cazzo, perché dopo che gli hai messo il capottino tu esci fuori e non lo guardi il tuo cane. Cazzo, quando gli hai messo il capottino guardalo in faccia un attimo, che è così. Che bestemmia tu te... E che dice Dio me stesso, Dio. Allora, te l'ho detto che ci arrivavo, cazzo, prima o poi. Questo è borderline, è molto borderline. Così esco e vado proprio di Madonna. Allora, invece... mi fermo qua. Allora, io ci parlo con i cani, ve l'ho detto. Io ci ho parlato, io ne ho visto uno una mattina di quei piccolini che mi guardava, piangeva, mi diceva ti rendi conto? Scozzese me l'ha messo. Perché io sono uno Yorkshire. E anche la geografia, sto coglione. Allora... spiega meglio con Google Maps, però siamo, quindi non è vero che siamo brave persone, siamo delle merde, ma assolutamente, siamo cattivissimi ormai, siamo cattivissimi, quando vogliamo provare a fare del bene, siamo peggio, siamo cattivissimi, si esprime tutta in rete questa roba qui, la rete è clamorosa, è bellissima, la rete è bella, non se lo guardi, raccontiamo le balle che raccontiamo lì sopra. Quando la tua amica mette le foto con 98 filtri, truccata, appena uscita dal parrucchiere e scrive semplicemente io. E sotto ci sono i commenti delle amiche, bellissima. Al naturale sembra, ma al naturale sei meravigliosa e nessuno che ha il coraggio di scrivere sei un cesso a pedali, fatene una ragione. A me verrebbe voglia, ma poi non lo faccio, mi censuro. Io ho preferito limitare il mio profilo Facebook a poche persone, il profilo personale ne avevo 5.000, poi un giorno ho avuto un'epifania, ho detto, ma io non le conosco 5.000 persone. Se conoscessi 5.000 persone, prima cosa chiedo 5 euro a testa a tutti. Se ti conoscono 5 euro, me li devi dare, 5 euro, vedi? Invece non li conosco. Ho provato, ho scritto, mi mandate 5 euro, così se ne l'amicizia, i miei amici, non mi ha risposto nessuno, nessuno. E allora ho detto, ma limitiamo, c'è questo profilo per più, sulla pagina, una pagina, ho un sistema di filtri mio, io ho 11.500 qualcosa di fan, dove cazzo sono stasera, la televisione del capello? No, perché ne ho 7.000 solo a Genova. E io fatti i conti, no, prima di farlo al caldo, poi di quasi affitto il caldo felice, cazzo che 7.000 cazzo ne verranno, no, un 10%, cazzo. Poi mi parlo con Paul, mi ha detto guarda, volla basso, che ci lo pensano un po' così, si entusiasmano. Allora, è distinto, uno fa i conti, no? La rete racconta un sacco di balle. Allora, ho un sistema di controllo dei like, io non voglio che la mia pagina abbia troppi like. Quindi quando vedo che c'è un aumento dei like, io scrivo qualcosa su Salvini, diminuisco, qualcosa sui Novax, boom, diminuisco, vegani, boom, va via proprio lì, bello. Però c'ho anche le minacce, mi scrivono, vegani sono bellissimi, quando ti scrivono col loro profilo vero, poi tu vai a vedere, vedi sta gente, 40 kg bagnati, sembrano Gollum del Signore degli Anelli, così. Uno mi ha scritto una volta, mi ha detto ti vengo a cercare sotto casa, ti picchio, ho detto prima, vieni con gli altri un palumpa o vieni da solo? Così mi organizzo, perché da solo stare a venire. La quarantina, fatti come te, dai, mi diverto un po'. Allora, siamo la rete, ci raccontiamo un sacco di balle, no, in rete, e la rete capisce questo nostro desiderio di menzogna e ci fanno fare tutti quei test. Dove veniamo tutti fuori brave persone. Tu rispondi, qual è il tuo colore preferito? Rosso. Il rosso indica che sei una brava persona. I figli di puttana non esistono, secondo il testo. Di di brave persone. Ma mai nessuno che dice, vedi sei un fedigrafo di merda, vedi sei un bastardo, vedi
vendi droga, la usi, ma no, è brava, lì, ma che brava persona che sei. E ci prendono per il culo, ma ricordate quella di quest'estate, adesso c'è la Dolly Parton Challenge, va bene, adesso quell'altra cagata che subiremo per due mesi, ma quella cosa lì, va bene, che ti mettere in quattro foto di come sei su Facebook, come sei su Instagram, come sei su Tinder, ma io ci sono su Tinder, vedi? Devo iscrivermi per fare la... che poi la verità... Ma sì, metto quella foto che c'ho su Russo, è sempre la stessa, io c'ho sempre quella col microfono così, non si capisce per niente. No, è vero, tutti quelli che fanno stand-up comedy hanno la foto col microfono, se abbiamo tutti dei neomelodici. È vero, perché poi mica si vede che sei vicino alle porcherie, siete col microfono messo così, potresti cantare tranquillamente, uguale, però, vabbè, abbiamo quest'illusione che la gente capisca. E allora, è bello. È bello vivere di illusioni. Allora, stavo dicendo, la rete ci prende per il culo. Quest'estate c'era Face Up. Ma ricordate, quella che ci faceva vedere come eravamo da vecchi. Face Up, che si potrebbe chiamare serenamente Turisti in Liguria. Allora, il nome della Turisti in Liguria, vedi come sei quando... O meglio, turisti che cercano di raggiungere la Liguria, questo momento che invecchia Amazone, caso così. Comunque, Face Up ci faceva vedere come eravamo tutti da vecchi. Beh, non c'era un vecchio di merda, erano tutti vecchi bellissimi. È vero o no? Eravamo da vecchi più belli che adesso. Gente che tornava a avere i capelli da vecchi. Ma perché? Le figlie spaziali, le donne tutte Sofia Loren, vecchie ma ancora altamente trombabili, gli uomini tutti Sean Connery, vecchi ma grandemente affascinanti, vestiti in maniera da far presupporre che da vecchi avremmo svoltato, tutti firmati, per dire. È vero, che bella che vestiti, tutte robe bellissime che io non mi comprerò mai nella vita. E allora avevamo questa illusione, no? Le pubblicavi e poi le amiche ti scrivevano, gli uomini che ti tacchinavano da vecchia, cioè, fra 30 anni ti vengo a cercare, e cazzo di, fra 30 anni sarai 30 di più anche tu, vai a cercare cose che non ti ricorderai un'amica, perché la verità è quella lì, da vecchi non saremo come Sean Connery e Sofia Loren, saremo delle merde, preferiremo la cirulla alla figa, già adesso non è che però... di gran lunga, le donne ancora sessualmente attive gli resta il viaggio alla ricerca del Big Bamboo. Gli uomini no, avranno una badante alla quale toccheranno il culo più per abitudine che per reale desiderio. Mi ricordo che toccavo dei culi, così. E le lasceranno la casa, così a casa, figli, con la badante. Questa è la verità. Vecchi, ma cosa? Allora dice, vabbè, perché sguazzi bene in quest'odio qui? Io sguazzo bene in questo odio, sapete che sono una persona di mio rancorosa, ma perché, pensateci bene, perché a noi piace? Perché qui state ridendo tanto con queste cose? Che siamo a Genova? E questo odio che si è propagato nel mondo, cazzo, è come se Genova fosse diventata contagiosa. La gente è diventata mugugnona come noi, nel mondo. Non gli va più bene un cazzo, come a Genova? Che no, perché noi, cazzo, noi siamo gli eredi di Darth Vader, noi riusciamo a vedere il lato oscuro anche nelle cose migliori. Vai a un matrimonio, poi ti do l'indirizzo di un avvocato. Ma è un matrimonio, cazzo! Siamo delle merde! Allora, Genova è diventata contagiosa, non mi piace questa cosa qui, che c'è una... perché poi nel mondo noi, alla fine, se no, saremmo ricordati il mare, il pesto, le alluvioni, i tributi a Fabrizio De André. Queste sono le quattro cose che noi produciamo nell'ultimo. Tributi a Fabrizio De André ovunque. Ora, io da ragazzo ho fatto la scuola di dottor tecnico, nelle ore di laboratorio, che erano tante lunghe, io avevo le mie cuffiette, ancora con le cassette. Sono vecchio, cazzo, quelle che rotolavi poi con la matita, qui c'è gente che piange, cazzo, allora, no, è bello, quando ci sono i giovani che ti guardano così e dicono, mica, ma ha fatto la guerra questo, invece, perché ormai risulti uno di quelli che lo sta per dire, per il tempo di guerra, e invece, no. Cioè, Vietra, però, ero piccolo, allora, però, io ascoltavo De André, mi deprimevo, vabbè, 13 anni, ce l'hai questa depressione dentro, no? 13 anni, io la coltivavo, De André, Guccini, ascoltavo tutti questi qua, belli, ma poi no, si tengo, belli gente, che poi anche lì tutta questa genovesità dei cantautori, la scuola dei cantautori, non ce n'è uno che è morto a Genova, sono tutti morti da altre parti, anche Tenco aveva finito Sanremo, che l'avevano eliminato,
io non ci torno, cioè, che cazzo. È quello, quello è il motivo, non è che l'abbiamo eliminato da Sanremo, gli fregava un cazzo, era il pensiero di prendere la 10, no, io lo no, perché mi sa che il Morandi non tiene ancora per tanto. Allora c'erano delle voci strane. Allora noi, i tributi ad Andrea Cassi, io ti giuro, vivo nel terrore, me l'hanno fatto odiare, quando invece ero maestro della mia vita, me l'hanno fatto odiare. Io ho il terrore una mattina di uscire a trovare un manifesto 6x3 davanti a i Kiss cantano De André. Cazzo, hanno cantato, tu ormai lo cantano tutti, Franca Lai canta De André, ma perché cazzo? Ma perché? I New Trolls cantano De André? No, la storia dei New Trolls canta De André? No, la leggenda dei New Trolls canta De André. Allora facciamo gli avvocati dei New Trolls cantano De André, così non ci pensiamo più. Il tributo più bello che ho visto, in cui io pesto muovono le labbra sulle canzoni di Andrea. Allora cazzo, non cantano una nota dall'81. Allora, tanto male, playback fuori sincro. Allora, ma che si vede, cazzo, ma sono le tue, dovresti almeno saperle. Allora, non lì, ma non per... Dai, dai, basta, se no sembra polemica, non vuoi fare polemica. Cioè, ho detto che mi sfogo un po', ma non così. Ma questo non c'è nello spettacolo. Allora, io proprio questi tributi ad Andrea, no? Io quando l'ho fatto notare questa cosa, come no, guarda che della Genova non è vero, non c'è solo Andrea. No, è vero, non c'è solo, c'è anche Luzzati. L'unico artista dice, tutti gli altri merda. Cioè, Andrea Luzzati, gli altri dietro. Fondazione Luzzati, Teatro Luzzati, c'è una mostra a Genova, belia di Luzzati, ma porca puttana! Vuoi fare lo scenografo a Genova? Col cazzo! C'è Luzzati, vabbè, ma è morto. Sì, ma ha lasciato 1800 scenografie, già pronto. Dal 2068 c'è lui, poi vediamo se non troviamo un'altra cantina con delle scenografie. Allora, no, tra l'altro, quando ho scoperto, peccato che siano morti tutti e due, sarebbe stato bello un concerto di Andrea con le scenografie di Luzzati, ma per fare una cosa nuova. Allora, lo so, era meglio la bestemmia di prima che questo, lo so, però siamo così, capito? Siamo in questo mondo, è terribile questa cosa qua. Io non ce la faccio, leggo delle cose, non capisco, dico, ma perché? Perché siamo diventati così? In realtà noi facciamo tutta questa roba social, siamo lì, vedi questa cosa delle quattro Tinder, queste cose, perché in realtà noi tendiamo alla felicità, che è un desiderio dell'uomo. Però l'uomo tende alla felicità, noi facciamo le cose per essere felici, noi pensiamo che lo smartphone da 1300 euro ci renda felici, che magari lo fa per un quarto d'ora, poi dopo un po' ti accorgi che non fa niente di diverso da quello che avevi prima e dici, che rimane, non è che mi hanno inculato, ci sta, no? E allora ti deprimi un po' di più, lo guardi, non ti piace più come era nella pubblicità, lo vedi, dici, ma porca puttana, 1300, facevo una vacanza, magari ero più con te, no, vabbè, ma lo sbaglio, te lo guardi, fai le foto al caso, così per renderlo, no, ci provi a dare un utilizzo, questi 1300 euro, ci provi, perché non ti hanno reso felice, perché non c'è niente che ti renda felice, la felicità è una chimera, è la classica carota che dipende lì davanti, così non la raggiungerai mai, la vera felicità non esiste, non la puoi programmare, non la puoi comprare, la vera felicità ti arriva di botto, inaspettata. È una pera che ti fanno da dietro, ti arriva questa felicità non tagliata, secca, poi di è tipo quando il bambino che ha rotto il cazzo correndo e urlando per tutto l'aeroporto cade e si fa male, boh, quello lì, quella è la felicità, o no? Quando si potesse scatolare quella roba lì e venderla, diventi miliardario. Quella sensazione di dire, papà, quella lì è la vera felicità. Ma anche lì è un momento, non programmato, però te la godi, no? Noi abbiamo basato tutta la nostra vita, queste foto che mettiamo coi filtri, uomini, donne, queste robe che facciamo, la palestra, la dieta, tutte queste cose che facciamo qua, noi le facciamo perché pensiamo che il sesso che ci procurerà tutto questo lavoro, lo sbattimento, ci renderà felici. Il sesso è bello, ma è lì a rendere felici. È la più grande menzione, sono ormoni, capisci? Non è una roba che comandi tu, è una cosa di ormoni. Il sesso, dopo che l'hai fatto un po' di volte, con tante persone, non so qual è la media mondiale dei partner, 30, tra me e quelli che lavorano su Tinder, 30, cioè loro 60, io 30, la media sarà 30. Hai fatto sesso con te, cioè è quello, poi tu lo puoi vestire come vuoi, ci puoi mettere tutti gli ammemicoli, le parole, tu, delle,
quello è, alla fine si fa quel modo lì e quella roba lì. Quanto ti può rendere felice quando sei lì, con tutti gli ormoni che ti ha dato il buon Dio, li stai trombando e la guardi e lei ti guarda con voluttà. Non abbiamo né uomini né donne abbastanza sangue per tutte le cose, quindi il cervello va un po' a braccio, no? E lì con poco sangue, quindi. Lei ti guarda, guarda uno come me, e ti dice: non sai cosa ti farei. E tu pensi alle peggiori porcate, alle migliori porcate, se lì con gli ormoni, capito? Ma se te lo dicesse in qualunque altro momento della giornata, guarda, mentre stai uscendo, dice: non sai cosa ti farei. Tu vorresti che la risposta fosse le polpette. Quello ti renderebbe veramente felice. Le polpette. Ma anche mentre scopri, lo dici, ti farei le polpette. Aspettiamo allora che fai cazzo in polpette. Sarebbe! Oh. Liberiamoci! Liberiamoci da questa roba che dobbiamo essere per forza, fatti in un certo modo. Basta! Ma basta! Dio mio, basta! Parliamo! Posso parlare, vabbè, ho preso per il culo tutte le categorie, no? Per par condicio, i ciccioni, io posso parlare dei ciccioni perché sono un ciccione, quindi io, no, un po' come i gay che fra loro si chiamano frocio, o i neri che fra loro si chiamano negro, poi si sparano, ecco, quello. Io posso parlare dei ciccioni, ne ho diritto perché sono un ciccione, quindi posso parlare dei ciccioni. Sono un ciccione ma sono insoddisfatto, perché in realtà sono, non sono un obeso, io ero un obeso. Che belli anni. Allora, no, però perché sono sotto i 100, quindi non sono neanche obeso di primo livello, sono un ciccione di merda, un ciccione. È uno le canne di pesce, capito? Perché non ho neanche il coraggio di lasciarmi andare, andare fino in fondo. Ma da ragazzo sì, ero 157 kg, capo. Con la mia saloppetta, l'unica cosa che c'era dalla mia misura, la mia saloppetta. Oh, Super Mario, caso magra, bello! Ma bello, mi giro con la mia salopetta, felice, oh ciccione, vedi, pensavo già al mio futuro, il comico più grasso del pianeta. E non c'era ancora Discovery, cazzo. Pensa, già prevedevo che avrebbero fatto delle trasmissioni in cui curavano i ciccioni. Io sono la star, cazzo, mi stavo preparando. Bello, io che facevo le interviste, mi lavo con un bastone, cazzo. Bello. Gli spettacoli li faccio dal letto, la gente viene in camera mia. Bello, cazzo, bello, non dovevo neanche sbattermi e andare in giro, che meraviglia. Che meraviglia, entravo sul palco spinto, sul letto, poi dicevo, come va? Io c'ho ancora un paio di giorni, e giù a ridere, cazzo, bello! Non ho neanche il coraggio, capito, di lasciarmi andare, di darmi completamente ai carboidrati, smetterla di mangiare tutte queste vitamine inutili e dannose. Ma sì, vivere di kebab e dolci, vaffanculo, invece no, sono uno che se la racconta, anch'io, mento a me stesso, capito? Non metto lo zucchero nel caffè. Bevo la Coca Zero, faccio mettere delle zucchine sulla pizza, come se le zucchine annullassero la salsiccia. Ma racconto, capito? Oh, sono questo ciccione che si barca a mena, che viene preso per il culo dall'ultima commessa dell'ultimo negozio di abbigliamento, che dove entro, dico vorrei le pantaloni a zampa d'elefante. Lei mi guarda e dice li facciamo massimo fino alla 46. Io che esco, abbattuto per l'ennesima volta, non avevo trovato un vestito, poi ci penso, dico ma vaffanculo, ma ci avrò più diritto io. Avere i pantaloni a zampa d'elefante di uno che porta il 46, ci somiglierò più un elefante, no, e queste cose, piccole. Allora vedi, parlando anche dei ciccioni, ma sì, ma bello, possiamo sfogarci, possiamo dire tutte le cose che non ci vanno bene, ma che bello, che periodo bellissimo che stiamo vivendo, raccogliamolo, dite anche voi che io da, ma fatelo, andate dalla suocera, dal suo, andate, mi stai sul cazzo, ma così, col sorriso, ma poi ti voglio bene, però mi stai sul cazzo, bello, ma fatelo, proviamo a odiare, con l'amore siamo arrivati qui, dicendo che vogliamo la pace nel mondo, siamo arrivati qui, proviamo a dire ci stiamo sul cazzo, proviamo a essere scorretti, poi cosa vuol dire scorretto, corretto, ma che cazzo vuol dire? Non vuol dire niente, proviamoci dai ragazzi tutti insieme, che è meraviglioso, è bellissimo, dobbiamo cambiare, allora noi dobbiamo veramente lasciarci andare. Ad esempio, questo fatto che odiamo la politica, lo riprendo un attimo, no? È dovuto a cosa? Al fatto che loro non si adeguano, non ci vengono dietro, ci venissero dietro, quindi sarebbe tutto più facile, è vero o no? Cioè, se veramente i nostri politici ci rappresentassero, allora sì che sarebbe figo. Presidente della Repubblica, lo eleggiamo direttamente? Sì, andiamo oltre, col televoto. Facciamo una bella trasmissione, la facciamo condurre
a Carlo Conti, che è uno bravo, che piace a tutti perché è italiano ma è negro, cazzo, quindi no, no, perché è uno che dice, beh, però c'è una pelle, no, sì, dai, caso, però è fiorentino, allora, è simpatico, è toscano. Allora, Carlo Conti, quando c'è questa trasmissione qua, no? Chi vuole essere presidente? Mettiamo lì i candidati che si sfidano in prove di abilità e domande di cultura generale, basta. Massimo livello trivial pursuit, non più di quello, no, il nostro presidente potrà mica essere uno, cioè deve essere un po' tra la pupa e il secchione, no? Hai capito? Cioè, in mezzo, non può essere. Allora, chi vince, boh, diventa presidente, no? E qua ci siamo, noi te le votiamo da casa, la grande. Discussioni, VIP, che, no, lui è stato bello, lui è una merda, perché è bello, no? Queste belle cose che ci piacciono tanto, oh, fanno 12 milioni queste cose qua, eh. E noi te le votiamo da casa, via, secco, benissimo. Arco parlamentare, Senato e Parlamento, anche quello, eleggiamo col televoto, ci abbinerei la lotteria di Capodanno, così mi piace, così mi piace. Cazzo, ci metterei la lotteria di Capodanno. Anche lì, no, te le votiamo noi, bello, sereno, facciamo l'arco parlamentare. A questo punto, l'incarico di governo, tu dici, va al partito che ha preso più voti. No, va per simpatia, e la decidiamo noi. Li mettiamo tutti lì, chi si produce nel coro da stadio migliore, fa il governo. Siete d'accordo? Tanto questo fanno, corri da stadio, quindi almeno quelli che lo fanno intonati, a tempo, cioè abbiamo una cosa, no? Anche lì, bello, non so, ci abbiniamo una trasmissione, anche lì belli sereni, poi non so, ma lì a quel punto, gli orizzonti sono infiniti, anche le navi che arrivano. Che bello, le navi che arrivano, sarà un problema, è un problema. Adesso io non sto dicendo merda loro carriere, non solo, però è un problema del mondo, no? Per questa gente, questi grandi flussi di persone che si spostano, dobbiamo in qualche modo provvedere. Allora, noi in Italia, anche lì col televoto, questa attracca, questa no. Facciamo un bel balletto, perché il balletto ci vuole. Politica e balletto vanno così, fidatevi, ho fatto la televisione, so cosa dico. Le ho conosciute tutte le ballerine di me, tutte. Mi dicevano, tu l'hai mai visto Berlusconi? Io no, io sì, ecco. Vestito? No! Allora, quindi, mettiamo questo balletto. Balletto lo chiamerai le ONG, siete d'accordo? Ma che un bel nome, le ONG! Ragazze di origine tedesca, senza reggiseno, coi capelli rasta. Bello, le ONG. Poi a quel punto, la crisi di governo, liberi tutti. Si può innescare da qualunque posto, più è a strafanculo il posto, più è strano, meglio riesce la crisi di governo. E noi te le votiamo da casa. Mettiamo la pena di morte, facciamo una bella trasmissione, Gesù o Barabba, la conduce la D'Urso, sembra la persona più giusta. A quel punto la pena di morte però può valere per qualunque reato, dipende dall'ondata di indignazione che suscita la popolazione. Hai rubato la macchina, ma era quella sbagliata, cazzi tuoi, bello. Ma a quel punto non ci sono limiti, possiamo fare tutto, capisci che possiamo fare tutto. Possiamo finalmente anche cambiare questa cazzo di Costituzione, che è vecchia, polverosa, anacronistica, parla di famiglia, parla di lavoro, ma che cazzo gliene frega più niente, la cambiamo, ma dall'inizio, riscriviamola tutta, dal primo articolo. Il primo articolo lo lascerai uguale, cambiamo, mettiamo solo un punto interrogativo, che dà anche il titolo alla trasmissione. L'Italia è una repubblica? Per questa settimana sì. Ma sarete voi a decidere col televoto. E adesso, pubblicità. Grazie. Grazie.